Buongiorno signori giudici e benvenuti. Io sono Simone e vengo da Verona. E quest'oggi sono qui perché il caffè a filtro, che fino a poco tempo fa per me era qualcosa di sconosciuto, mi ha fatto scoprire note straordinarie e grande passione nel caffè. Ma veniamo al protagonista di oggi. Il caffè che ho scelto per voi è un caffè proveniente da Panama, della varietà Geisha, nota per dare caffè straordinari. Questo caffè viene coltivato e lavorato con passione presso la regione di Volcan a 1600 metri, zona nord-ovest di Panama, presso la finca L'Aurora, una piccola finca che produce solo 2 tonnellate di geisha all'anno, poco ma di altissima qualità. La finca è di soli 30 ettari e solo meno della metà viene adibita alla coltivazione. Questo per equilibrare il mantenimento della foresta tropicale e il rendimento del caffè. La coltivazione avviene in ombra, sotto una fitta vegetazione. Questo fa sì che la maturazione, vista la bassa escursione termica, sia lenta. Possiamo parlare di un raccolto che viene quasi in maniera tardiva. Questo fa sì che la concentrazione all'interno della polpa delle drupe, la concentrazione degli zuccheri sia alta. Questo mi porterà in tazza una dolcezza marcata. La lavorazione avviene tramite metodo naturale. Le drupe vengono asciugate su African Bed tra i 20 e i 30 giorni. Pensate che nelle nottate, in assenza di umidità, l'asciugatura dura per tutte le 24 ore. Questo per fare in modo che avvenga in maniera omogenea e costante. Questa lavorazione donerà alla mia bevanda un corpo medio-alto. E adesso vorrei passare a un altro tassello fondamentale e di grandissima passione per il caffè. Il mio torrefattore, Rubens Gardelli. Pensate, ha concepito un piccolo tostino in rame a gas con sonde di temperatura per il controllo completo della curva di tostatura. Una curva di tostatura che per questo naturale è stata fatta di 12 minuti, lenta rispetto alle classiche da brewing, proprio per esaltare le note straordinarie di questo naturale. Una volta tostato, il caffè è stato impacchettato e privato dell'ossigeno. Questo per mantenere fragranza e freschezza. E solo dopo 10 giorni dalla data di tostatura ha dato il meglio di sé. Come potete vedere, come metodo di estrazione ho scelto di utilizzare il clever, un metodo full immersion. Proprio come il cupping alla brasiliana, lo stesso metodo che mi ha fatto innamorare di questo geisha al primo assaggio. Certo, successivamente eseguiremo una filtrazione in carta. Questo una carta trama fitta per esaltare le note di questo geisha e darmi pulizia alla mia tazza finale. Inoltre ho setacciato il particolato tra gli 800 e i 1000 micro, questo per avere un maggior controllo delle sostanze estratte. Provvederò ora a scaldare i vostri bicchieri per non far abbassare in maniera troppo veloce il caffè dopo l'estrazione, in modo che possiate capirne al meglio l'aromaticità. Come ricetta ho utilizzato 17 g di caffè con 200 g di acqua, 85 g per litro,
5 minuti. 30 secondi di preinfusione. Questo per far rilasciare l'ultima parte di anidride carbonica all'interno del mio macinato. 3 minuti e 20 di infusione a contatto e ancora un minuto di percolazione finale. Con questo metodo di estrazione ho la possibilità di estrarre in maniera lenta e per un lungo periodo e in maniera delicata. Con questa ricetta ho scelto di andare a saturare la mia acqua per evitare l'estrazione di sostanze amare. L'acqua, un altro tassello importante, e dopo numerose prove ho scelto un'acqua portata ad una temperatura di 91 gradi, una durezza totale di 108 parti per milione e un'alcalinità di 72 parti per milione. Grazie a questa acqua, a questa ricetta e a questa tostatura sono riuscito ad avere un bilanciamento in tazza tra una acidità malica e delicata e una dolcezza avvolgente. Il corpo della mia bevanda sarà pieno e succoso. A livello aromatico avremo sentori di vaniglia, 3 minuti, mandorla tostata e gelsomino. E i flavor della mia bevanda: pesca sciroppata, mirtillo e vaniglia. L'aftertaste sarà un aftertaste dolce e persistente. Con note di amaretto che ci accompagneranno anche dopo l'estrazione. Dopo l'assaggio. Sorry. Come potete vedere, vista l'alta concentrazione che ho voluto dare per estrarlo al meglio, non andrò a servire immediatamente la mia bevanda, ma ho deciso di eseguire un bypass con 25 grammi di acqua calda, proprio per abbassarne la concentrazione stessa. Questo è quello che mi ha colpito del caffè a filtro e di tutta la sua filiera. Questo caffè, e in particolare questo Geisha, può davvero trasmetterci passione. Spero di essere riuscito a trasmettere anche un po' della mia passione per questa bevanda. Prego. Prego. E prego. Grazie per il vostro tempo. Time.